Fra lapidi, lastre e sarcofagi riaffiorano vicende di vita quotidiana, pietre che rievocano il dolore e le preghiere di uomini vissuti quasi 2000 anni fa. Mancano ormai pochi giorni all'apertura al pubblico di uno dei complessi archeologici più suggestivi della capitale, la necropoli lungo la Via Triumphalis in Vaticano, risalente al I secolo d.C. Dopo il ricongiungimento dei due settori centrali dell'intera area sepolcrale, quello dell'autoparco scoperto negli anni 50 del secolo scorso e quello di Santa Rosa tornato alla luce nel 2003, la necropoli e i suoi tesori sono pronti per essere ammirati. Dal 3 febbraio il percorso espositivo sotterraneo allestito con passerelle sopraelevate consentirà al pubblico una completa immersione tra i corredi e gli edifici funerari, permettendo così di osservare reperti straordinari per stato di conservazione, come l'area sacra chiamata Ustrino, il luogo dove avveniva la cremazione del defunto. Ce ne parla Gian Domenico Spino, la responsabile del Dipartimento di Archeologia dei Musei Vaticani. C'era la pira su uno strato di mattoni di argilla e ovviamente abbiamo trovato i mattoni concotti, cioè cotti più volte, che sono tornati a essere praticamente in uno stato polveroso, e anche il combustibile della pira, che è fatto di pigne, legna, e questo genere di cose ovviamente all'aperto vanno a male dovunque, se non che qui le frane e l'ambiente un po' particolare ci ha permesso di ritrovarle e di esporle perfino al pubblico. Oltre ai pannelli didattici, monitor touchscreen e ricostruzioni virtuali collocati lungo il percorso offriranno ai visitatori la possibilità di conoscere la storia e l'aspetto originario delle singole tombe. Grazie all'accuratezza dello scavo archeologico, nuove e interessanti informazioni stanno emergendo dalle analisi antropologiche tuttora in corso sui resti di alcune sepolture. Le tombe a questo punto sono state lasciate quasi integre agli antropologi, sia quelli che studiano le inumazioni, sia quelli che studiano le incinerazioni. Di conseguenza abbiamo dei dati straordinari che noi potevamo ovviamente riconoscere, come la pertinenza di ossa a più defunti in un'unica urna di incinerati, come anche del resto, questo succede logicamente con analisi successive, le malattie, le patologie, la scarsa alimentazione di molti defunti, che qui sappiamo essere poveri, in quanto questa necropoli è prevalentemente della classe medio-bassa, schiavi, liberti, artigiani, e questo solo un antropologo può dircelo. E se noi lasciamo le cose a loro, lasciamo le tombe intatte a loro, loro ci dicono quello che noi non siamo in grado professionalmente di dire. Lucerne, unguentari e monete rinvenuti nelle due aree della necropoli non più visitabili, il settore della Annona e quello della Galea, sono custoditi nelle vetrine di questo moderno museo sotterraneo, un'ulteriore opportunità per accostarsi alle usanze funerarie degli antichi romani. Adesso siamo nella zona degli anni 50, scuola degli anni 50, e andava un po' modernizzata, sia per il percorso di visita che ha previsto nuove passerelle, nuove illuminazioni, ma anche nuove vetrine, come queste qua che abbiamo accanto, e come anche questo angoletto, diciamo così, dove abbiamo sistemato quella bella statua di Venere con Priapo e quell'urna cineraria greca del V a.C. addirittura, trovata però in un settore che è quello dell'Annona, cioè in un settore non più visibile, e quindi meritava una menzione, quantomeno questo settore qui, scavato negli anni 30. Per visitare la necropoli è obbligatoria la prenotazione online sul sito dei Musei Vaticani. L'intera area, anche durante l'orario d'apertura al pubblico, sarà oggetto di continue indagini e parziali interventi di restauro, come ci spiega Leonardo Di Blasi, archeologo del reparto per le antichità greche e romane dei Musei Vaticani. Gli archeologi in particolare avranno l'opportunità di indagare attraverso piccoli sondaggi, perché ormai qui lo spazio è quello che è e quindi si potrà lavorare solo in spazi molto ristretti. I restauratori invece continueranno il loro lavoro di pulitura e di integrazione dei vari sepolcri, intervenendo appunto lì dove abbiamo programmato questo ciclo, diciamo, di restauri.